È un'occasione bella quando arrivano le navi a Crotone, perché uno degli obiettivi è quello di conoscere la nostra storia e quindi vengono ai musei. Assolutamente sì, noi stiamo riscuotendo veramente tanto successo. Come ben sapete, non è la prima nave che arriva qui. Sono sempre molto entusiasti e entrano proprio molto curiosi di vedere i reperti che qui noi conserviamo e di conoscere la storia dell'antica Grecia e della Magna Grecia. Come sappiamo tutti, siamo la culla della storia, per cui questi signori che vengono proprio dal continente che è poi il nord, che è l'America, hanno sempre desiderio di conoscere le loro radici, la storia vera, insomma. Oggi ne sono arrivati 900 con la nave e dobbiamo dire che stanno entrando piano piano, perché camminano a piedi, fanno la salita a piedi da Piazza Immacolata, e si stanno guardando in giro, vi stanno facendo alcune domande, vi stanno chiedendo qualcosa? Ma certo, sono molto curiose, anche perché arrivano grazie proprio a questa passeggiata che fanno accompagnata con delle informazioni ma anche delle curiosità. Quindi sono qui e ci sono anche delle persone che parlano in lingua e chiedono informazioni sulla storia, sulla città, sui reperti conservati. Sì, assolutamente. Insomma, dobbiamo dire che questo è un punto di riferimento per i turisti, ma è anche un momento per la nostra città, e per essere orgogliosi di quello che siamo stati nel passato e di quello che potremmo essere anche nel presente. Lo siamo nel presente, dobbiamo essere orgogliosi della nostra città, e questa è una testimonianza, il fatto proprio che questa presenza ormai è diventata costante, quindi sicuramente orgogliosi.